essere utilizzato in vari modi, per ricordarci come si gioca, per allenare le abilità verbali, per familiarizzare con situazioni di vita reale. Per questo abbiamo creato un laboratorio teatrale, perché volevamo sperimentare nuove forme di intervento terapeutico, basate su un reale coinvolgimento in termini di partecipazione, cooperazione e responsabilità delle persone coinvolte. Sorta di strana disciplina che queste persone hanno nella lentezza, cioè il gusto dell'osservazione. Hanno offerto queste loro caratteristiche, a mio avviso, con una generosità straordinaria, dando poi vita a qualcosa di molto bello a livello teatrale. Rispetto al mio lavoro. Terapia vuol dire prendersi cura di sé, far entrare l'individuo all'interno di un gruppo, e questo lo sottolineo, in uno stato di consapevolezza di sé e di un dovere verso se stesso di benessere. Non promette miracoli, guarigioni, però cambia di modo di comportarsi. Questa voglia di partecipare, questa voglia di esserci, di essere un io che agisce, un attore. E questo è un teatro in cui gli attori sono spettatori, guardano se stessi, si guardano allo specchio. Cioè dobbiamo veramente buttare fuori. È bellissimo. È come se avessi un naso in mano. Una prima. Io credo un po' che tutti abbiamo delle difficoltà a far parlare il nostro io profondo e ad agirlo. Comunque la teatroterapia crede in questo, è la forma, la messa in forma, cioè la rappresentazione a livello esterno che ti fa capire la tua interiorità. Il metodo siamo noi. Tutte le discipline filtrano attraverso il conduttore, quindi i metodi se li trovano i più diversi possibili, ma la mediazione è sempre la persona. Di primo acchito c'era la difficoltà di esibirsi, la negazione del corpo, per cui si fa ricorso all'immaginazione, tu muovi un abito e ti sforzi come se avessi mosso anche l'altro. Thank you.
di voi.